Care concittadine e cari concittadini, come sapete nei giorni scorsi un grosso incendio ha danneggiato l'impianto della Trapani Servizi, l'impianto dove solitamente il comune va a smaltire il secco residuale, l'indifferenziata. Questo ha causato tutta una serie di difficoltà che purtroppo ancora ci saranno per i prossimi giorni. Ecco perché abbiamo la necessità della collaborazione di tutta la cittadinanza. Domani l'umido verrà raccolto regolarmente. Non potremo invece raccogliere il secco residuale proprio perché non ci sono gli autocompattatori per poterli prelevare. Per cui vi chiediamo di non esporre il secco residuale fino a quando non avrete nuove comunicazioni. Ripeto, l'umido invece verrà regolarmente raccolto sia nella giornata di domani che nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda invece la raccolta del vetro e del multimateriale, anche per questo vi daremo notizie nelle prossime ore, perché anche per questo tipo di raccolta dobbiamo liberare degli autocompattatori. La situazione purtroppo è complessa e nonostante i nostri uffici immediatamente si siano messi al lavoro per trovare soluzioni alternative alla Trapani Servizi, non siamo ancora stati autorizzati dalla Regione Siciliana. Quindi attendiamo l'autorizzazione della Regione per poter andare a scaricare il secco residuale in altri impianti che la Regione ci vorrà indicare e nel frattempo dobbiamo collaborare per fare in modo di superare questo periodo di criticità nel miglior modo possibile.